Allora, noi innanzitutto non siamo un comitato, siamo un coordinamento, proprio perché mettiamo insieme quattro realtà che sono nate attorno ai social network in particolare. E anzi, a proposito di questo, siamo in grado di raccogliere qualcosa come 32.000 gradimenti su Facebook. Stiamo cercando di perorare questa causa perché riteniamo che il Crescent sia un'occasione molto importante per il futuro di questa città, sia per lo sviluppo economico e quindi evidentemente occupazionale, ma anche perché finalmente si disegna una parte della città che era molto degradata e c'era bisogno di questa rivisitazione. Tra le tante motivazioni abbiamo anche una motivazione di tipo ambientale. Il centro storico di Salerno, e sono proprio di questi giorni dati molto gravi rispetto all'inquinamento, il centro storico di Salerno soffre anche una carenza atavica di parcheggi. Finalmente abbiamo una piazza con un sottopiazza che funge da servizio alla città. Abbiamo una piazza che sarà la prima piazza della città di Salerno, perché non esistono piazze a Salerno, sono tutte di aree residuali, quindi finalmente una piazza con una struttura che delimita. Questa piazza sarà una vera e propria porta sull'Europa, una porta d'ingresso stupenda di questa splendida città, anche per i turisti che sbarcheranno direttamente in questa piazza. Sono tante le motivazioni, cercheremo di essere più dettagliati a spiegare le nostre ragioni in una conferenza stampa che terremo martedì prossimo presso il Teatro Arbostella, trattandosi ovviamente di tante persone che intercorrono in questo movimento, insomma fanno parte di questo movimento. Abbiamo bisogno anche di grandi spazi, perché bisogna far proprio questo, dare voce alla maggioranza silenziosa dei salernitani che già si sono espressi positivamente rispetto a questi progetti. Noi siamo assolutamente apolitici, e questo teniamo bene a precisarlo, siamo solo libera cittadinanza attiva, quindi ci occupiamo di tutto ciò che riguarda l'attivismo, il volontariato. Stiamo partecipando ad esempio all'evento Dona con Amore che si terrà domani 14 in occasione del San Valentino alla donazione di sangue, quindi siamo libera cittadinanza attiva, non schierati, però in questo momento sentiamo di dover abbracciare questa causa perché è molto importante per la nostra città.